d'accordo, visto che la Befana viaggia a cavallo di una scopa e può, come dire, può viaggiare e volare in tutta Italia, ecco, qualche leccornia o leccornia che sia di ogni regione non sarebbe male metterla nelle calze, proprio per quel concetto che diceva la signora di abituare i bambini alla cultura del territorio, al gusto locale. E nel frattempo sono con noi due graditi ospiti, un amico di Occhio alla Spesa, il cavaliere Paolo Bruni, benvenuto. Buongiorno, bentornato e buon anno. Buon anno. Ma abbiamo in particolare il presidente della Cittadella del Sapere, che è un gruppo di azione locale della Lucania, Nicola Timpone. Buon anno. Benvenuto. Cos'è un GAL? Che cos'è un gruppo di azione locale? Come agisce? Beh, sostanzialmente i GAL, come diceva lei, sono dei gruppi di azione locali. La missione dei GAL è quello di valorizzare i territori e promuovere le tipicità che i territori esprimono. Il GAL è la Cittadella del Sapere. Tipicità culturali, tipicità agroalimentari? Tipicità agroalimentari e tipicità culturali. Tutto ciò che riguarda le vecchie tradizioni, legate alla cultura, ma soprattutto all'agroalimentare. Il GAL di riferimento di Cittadella è l'area sud della Basilicata. Sì. Per farvi capire, i due estremi sono Maratea da un lato, la perla del Tirreno che tutti conoscete, e dall'altro lato Terranova del Pollino, che siamo proprio nel cuore del parco. All'interno del GAL abbiamo, come dicevo poc'anzi, il parco del Pollino, tutto il parco del Pollino, e una parte del parco dell'Appennino Lucano. Praticamente siamo in un'area protetta. Senta, posso interromperla su un argomento? Sì. Che voglio chiarire proprio da un uomo del territorio. Ma insomma, sul Pollino c'è stato o no il terremoto? Guardi, sono contento. C'è chi dice di sì. No, c'è chi... Sono contento che mi fa questa domanda, perché sul Pollino il terremoto lo ha solo lambito. Le strutture di tutto il Pollino, parlo della parte lucana chiaramente, non hanno subito nessun danno, sono strutture antisismiche. E invito tutti finalmente a visitare il Pollino, perché effettivamente non c'è stato nessun danno, se non un piccolissimo lieve danno in un paese che si chiama Rotonda. Ma per il resto devo dire che il terremoto l'ha solo lambito.